Ciao a tutti, dovremmo essere in diretta. Saluto il mio caro compagno Eros. Ciao Eros. Ciao a tutti, Allora, eccoci eccoci di nuovo qua dopo il lockdown per un'altra diretta, comunque qua con KM Sport. E con l'amico Eros eravamo riproposti dopo quando avevamo fatto la prima diretta in pieno lockdown, diciamo che adesso siamo in tutto un altro clima. È magari anche un po' più sereno sotto tantissimi aspetti, penso che un po' per tutti sia così. Quindi dai, siamo tornati per tante cose a una normalità o comunque a una normalità un po' più vivibile. Penso che anche tu, Eros, vero, sei d'accordo. vero, vero, verissimo. Però magari per i nostri sport che amiamo, siamo forse ancora per quello che riguarda il trail running, il running, ma anche tutto il mondo delle gare in competizione, dal ciclismo, un po' tutte, siamo ancora magari certi aspetti in alto mare, quindi stasera un po' con Eros vogliamo magari andare a toccare qualche punto, anche per dare qualche spunto a chi magari è interessato e vuol fare domande, intervenire e giustamente avere anche il parere di un esperto come Eros Grazioli. Quindi Eros, ti ho introdotto, lascio a te la parola se vuoi comunque introdurre di cosa parleremo questa sera. Certo, innanzitutto grazie a tutti e grazie di aver avuto un ulteriore invito, mi fa strapiacere parlare con voi. E prendo subito la palla al balzo quando tu dici che siamo ancora in alto mare, effettivamente è vero e uso la stessa metafora. Alla fine in alto mare conta tanto l'atteggiamento mentale che le persone hanno e quindi io sto cercando di inculcare un atteggiamento mentale, soprattutto in quelli che hanno a che fare con me, che sia positivo comunque. È logico che adesso ci sono ancora un sacco di problemi e è molto più facile rimanere sul divano seduti dicendo mamma mia non si fanno più le gare, mamma mia non mi alleno più, ma che senso ha fare tutta questa fatica? Quindi visto che la prossima gara forse sarà a settembre, ottobre, forse, o forse nel 2021. Però, come dicevamo prima, siamo in alto mare e in alto mare siamo su una barca e uno di noi può decidere dove schierarsi. È logico che se io mi metto dietro, sono un po' pochino più protetto, di sicuro non mi arriva tanta acqua in faccia, eccetera. Se mi metto invece davanti, questa cosa diventa un pochino più pericolosa, perché è facile che io possa prendere dell'acqua fredda in faccia o possa essere sbalzato via da un'onda, eccetera. Però per continuare appunto la metafora, è logico che davanti posso però decidere di andare dove voglio e quindi di guidare la mia barca dove cerco di portarla. È logico pensare che ci possono essere ancora dei problemi, però è molto più bello e molto più gratificante, secondo me, rimanere concentrati sulla scelta e sul trovare le soluzioni rispetto a continuare a dire che questi problemi ci sono. È logico che sia così. Ok, grazie che mi avete, che vi siete presentati. Adesso io scansatevi perché io vado avanti lo stesso e voglio trovare le soluzioni. Queste soluzioni, come dicevo prima, non sono sempre facili e qualche volta si può appunto prendere delle belle secchiate di acqua in faccia. Questo però ci porta a pensare che in tutte le situazioni in cui ci sono stati dei problemi, poi ci sono state anche delle grandi soluzioni. Pensiamo alle cose più eclatanti anche nello sport, quando per esempio il nostro amico Fosbury si è messo in testa di dover cambiare la tecnica del salto in alto, a quel punto lì è stato solo una risultante a una crisi che si era paventata con l'idea di dire non riesco più a fare un certo tipo di prestazione, devo andare oltre. Evidentemente il primo che ha visto saltare lui probabilmente gli è venuta la pelle d'oca perché era anche lui abituato alle scelte sempre solite. Poi quando invece il mister Fosbury ha dimostrato che si poteva arrivare a più di 2,40 come succede adesso con il record del mondo, allora la mentalità delle persone è cambiata un po'. Poche parole, dalla tua intro mi sembra di dire che la nocciola della questione è che se si vuole comunque forse è un punto che può essere anche nella vita, che questo forse questo periodo ci ha insegnato a tutti, che ci vuole magari anche un cambiamento, che magari quello che si è fatto fino adesso forse adesso non è più sufficiente o comunque bisogna attuare dei cambiamenti, no? Penso che Esatto, ecco questo credo che sia dal micro al macro. Non si può sperare che le gare stesse possano cambiare se in modo micro non cambiamo noi stessi, quindi il nostro atteggiamento deve essere diverso. È logico che è molto facile che
non sia domani mattina che le gare si possono fare di nuovo con 1000 persone che fanno il pasta party insieme, che possono partire in 500 tutti attaccati l'uno all'altro, che si possono superare su un sentiero in cui si sta a un centimetro l'uno dall'altro. Questo è logico che per ora non ci possa essere, però è altrettanto vero che se vogliamo portare avanti quelle che sono le nostre idee, dobbiamo essere pronti anche a fare delle scelte differenti. A me dispiace molto vedere che qualcuno rinuncia a delle soluzioni semplicemente perché è molto concentrato sui problemi che ci sono. Questo è normale, però anche nella vita funziona così. Addirittura, se noi stiamo a vedere la parola stessa problema ha un prefisso che è pro, che vuol dire a favore di, quindi già la parola in sé ha una parte che sta ad indicare che in realtà quella cosa lì è lì perché tu possa migliorare. Adesso questa roba sembra un po' un pensiero da preti, però effettivamente è così. Cioè, già l'idea che si presenti un qualcosa di difficile da risolvere è lì apposta per fare in modo tale che noi possiamo diventare più grandi. Tanto è vero che si dice non esistono i problemi, ma esistono le soluzioni che tu riesci a dare. Per qualcuno guidare a 300 all'ora è un problema, per qualcun altro no. Cioè, chi guida la Formula 1 non ha la stessa paura di me, te. Tu sei più spericolato in macchina, io vado un po' più piano. Però ecco, non abbiamo la stessa paura. Come invece, per quanto ci riguarda di più, c'è qualcuno che vede qualcun altro correre in modo velocissimo in discesa e dice mamma mia, quella roba lì io non riuscirò mai a farla. Quello forse è il frutto di qualcosina di talento in più, ma senza dubbio è il frutto di avere aperto la zona di comfort il più possibile. Quindi uno corre in discesa a 10 all'ora, poi prova a 12, poi prova a 15 e si rende conto che il 10 all'ora, il 12 all'ora precedente diventa sempre più facile. Questo però necessita di mettersi in crisi, cioè di riuscire a capire che per avere un nuovo risultato devo essere anche una nuova persona, indipendentemente dalla parte fisica e mentale. Ho capito. Un tanto che aspettiamo che la gente comunque sta diventando viva il live, vedo che aumentano le presenze, quindi magari arriverà anche qualche domanda, vado avanti io a farti qualche domanda, magari prendo spunto un po' anche dalla nostra storia e farei un po' di storytelling di chi magari ha visto il post che abbiamo pubblicizzato la nostra serata, di quella foto lì che ormai è datata 1997, e in quella foto, magari così spiego anche, oltre a me ero molto più giovani, ci sono delle persone che magari non sono proprio così conosciute, magari qualcuno non conosce, magari diciamo i nostri più stretti amici magari non le conoscono. Uno è Paolo Panzieri, che è l'atleta, che lì è l'unico vestito d'atleta che avevamo avuto la fortuna di poterlo accompagnare per qualche chilometro durante un suo tentativo di una 100 chilometri al lago del Segrino, dove, se non ricordo male, aveva fatto poco più di 7 ore, che quindi è un gran tempo. E c'è un altro ragazzo che è Francesco Melito, che è il figlio di quel signore che si vede con i baffi, che è il grandissimo Vito Melito, che purtroppo ci ha lasciato pochi mesi fa, che è stato il recordman del mondo della 100 chilometri negli anni 70, e ha tenuto il record da 100 chilometri su strada per ben 12 anni fino al 1990 con 6 ore e 40 se non erro, quindi parliamo di uno che corre a 100 chilometri a 4 minuti al chilometro. Infatti prima io l'ero fuori onda, diciamo, però 4 minuti al chilometro, 100 chilometri è tanta roba. Per chi ha corso ancora un chilometro a 4 minuti, penso che poter capire di metterne insieme 100 non è proprio una cosa che tutti possono fare domani mattina. E quindi ero dico, magari se vuoi dire uno spunto tu, che lì è un po' partita magari anche la nostra storia, magari anche da lì un cambiamento è stato, per me è stato un cambiamento d'atleta e probabilmente anche per te nella tua storia professionale. Sì, ecco. Senza dubbio. Io ho avuto la fortuna di partire già con, nel tuo caso, con uno che era già assolutamente talentuoso. Però questa scelta è stata comunque difficile perché sarebbe stato più facile poter far migliorare qualcuno che in realtà aveva poco talento o per ora non si era ancora ben espresso. Quindi io ricordo bene quei momenti lì che li ho vissuti tra l'esaltazione che un atleta di alto livello potesse chiedere a uno come me, che era ancora uno sbarbatello all'epoca, io ero appena uscito da scienze motorie, di poter essere il suo allenatore,
e l'idea di non perdersi l'occasione. E questo poi ha fatto anche il bello della, della mia piccola carriera, nel senso che logicamente per un allenatore avere qualche specchio per la lodole è fondamentale. Quindi io lo dico sempre, dell'Eros spero che si dica che i suoi atleti vanno più forte, non mi interessa molto che si dica che io insegno la biomeccanica della corsa, perché alla fine quello è un po' riduttivo alla gente e agli atleti che, tra parentesi, tra virgolette, sono sempre un po' egoisti, quindi uno vuole per sé il risultato, gli interessa di andare di più. E quindi ricordo questo momento in cui ho detto: adesso ti devi tirare sulle maniche, studiare un po' e avere a che fare con un atleta che probabilmente riuscirai a far migliorare solo del 5%, perché noi calcolavamo su secondi quello che facevamo sui 1000 e su un minuto quello che facevamo sui 10.000. Quindi alla fine era risicato lo spazio. Questo mi ha dato poi la possibilità comunque di farmi conoscere di più e il rapporto è cresciuto parimenti, e devo dirlo anche pubblicamente che è stato interessante, perché nonostante tu fossi già di buonissimo livello non eri strettamente legato a quello che era il tuo passato storico. Questo è molto attuale, cioè secondo me anche tu hai scommesso su qualcosa di nuovo, questo ti ha dato la possibilità di migliorare, però non è stato semplice e credo che anche tu l'abbia, diciamo, come si può dire, pensato qualche volta. Noi abbiamo avuto a che fare tantissimo, sia io sia te, io in storie di amicizia ma anche professionali, tu con tanti amici che hanno fatto il loro record da allievo sui 3000 e non hanno più fatto niente fino a quando, pur intestardendosi a gareggiare, fino a quando hanno avuto 45 anni. Questo perché, come dicevamo prima, se uno vuole avere nuovi risultati deve anche mettersi in testa che deve fare nuove cose, deve diventare un nuovo atleta, deve diventare una nuova persona, eccetera. E questo è una bella cosa per l'allenatore, ma è anche una bella sfida per l'atleta. Questo sicuro è un po' come anche nel mondo, nel lavoro, un po' come in tante cose. D'altronde, se vuoi evolvere, restare anche magari competitivo, devi anche cambiare qualcosa, che poi non sempre magari porta buoni frutti, però se non ci provi, però penso che siamo tutti d'accordo su questa cosa. Certo. Rispondo solo a un messaggio che ci manda il buon amico Jacopo Beggio, perché ci domanda: 100 km al Segrino? Eh sì, caro Jacopo, tu pensi che, perché lui è un ultra trailer di quelli giusti e sicuramente i chilometri sul lago del Segrino l'ha fatto perché lui è di quella zona lì, che pensi che il tuo 35 era il record del Segrino, ma il buon Paolo Panzeri ti assicuriamo che lì si è fatto una 100 km, 20 giri del lago, perché è un giro da 5 km, quindi domani mattina, prima di andare giù in ufficio, provi a fare 20 giri. Ti faccio andare avanti, Rosa, molto. Questo è stato un po' l'inizio. Come dico sempre, anche per me è stato così. Quando incontravo qualcosa di difficile, cercavo di diventare un pochettino più grande per riuscire poi a inglobare quel problema lì. Adesso lo dice qualunque tipo di formatore. Se io sono in auto e foro, per me è un problema, perché io, nonostante abbia due cugini meccanici, non so a momenti neanche dov'è la gomma di scorta. Se avessi in macchina uno dei miei cugini, non sarebbe un problema, perché io sto lì e chatto e loro cambiano la gomma. Quindi il problema in realtà non è quello che ti succede, è quanto sei capace tu di risolverlo. E quindi la soluzione non è quella di deviare i problemi, ma è quella di riuscire a cozzarli nel modo giusto e diventare sempre più bravo a risolverli. Questo sia come atleta sia come allenatore, perché anche io da piccolo atleta prima e adesso da allenatore ho a che fare con le più svariate tipologie di persone, da quelli che hanno un buon talento ma non hanno tanta voglia e si chiudono dietro al loro talento, a quelli che si intestardiscono a fare tanto nonostante non abbiano talento, e devi essere in grado di dire: ok, fino a lì puoi arrivare, ma da lì in poi sarà molto difficile, per evitare di vendergli fumo, a quelli che hanno la loro mentalità vecchia e quindi rimangono legati ai loro pensieri vecchi e non hanno mai voglia di fare cose nuove e tutto il resto. Quindi è una bella sfida, insomma. E, entrando un po' nel, diciamo, magari nel succo del discorso di questo periodo, cosa ne pensi? Tipo, non so, ti faccio l'esempio di
grandi atleti come Magnini, che tenta il record alla Bormio Stelvio, che comunque non è un record semplice da fare, comunque si mettono in gioco, cercano di trovare nuovi stimoli. Cosa ne pensi di che ce ne sono tanti un po' da tutti i livelli? Certo. No, io credo che queste cose non siano da, come si può dire, da rifiutare, nel senso che fa sempre parte dell'idea di avere una ventata di novità. Ci sono alcune cose che anche durante il lockdown sono nate nuove, che mi sono piaciute di più, altre un po' di meno. Sinceramente, vedere qualcuno che faceva 5.000 metri di dislivello sulle scale mi ha dato un po' di tremarella, perché credo che, a parte il post su Facebook, non sia un grossissimo risultato. Quindi, vabbè, questa è una mia opinione. Però ci sono altre situazioni in cui invece queste cose, adesso che siamo un pochettino più liberi, pensiamo ai vertical fatti su strada, pensiamo agli everesting, eccetera, queste novità ovviamente sono figlie di persone che hanno la necessità, che sono, come dico io, animali da pettorale, e quindi hanno necessità di confronti. E io stesso ho creato delle piccole opportunità. Per esempio, ho preso i miei atleti, li ho divisi un po' in regione, ho riconosciuto dei tratti di montagna che tutti potevano, diciamo, condividere, e poi all'interno della stessa settimana uno poteva andare a vedere che tipo di tempo faceva, in modo tale da avere un'idea tra di loro, all'interno di un gruppo di 10-15 atleti, come si stesse. Effettivamente, secondo me, la mancanza di questo periodo è di due sfaccettature differenti. Ci sono le persone di alto livello a cui manca il gomito a gomito, cioè l'idea di poter dire: ok, io valgo 30 secondi, 40 secondi, un minuto di più o di meno di quello che ho davanti. Mentre, saltando la pancia del gruppo, quelli un pochettino più in fondo, manca loro invece tutto il contorno. Quindi l'idea di dire: ok, io faccio la mia gara di 25-30 km, ma quello che mi interessa è stare con i miei amici, vedere mia moglie che arriva con i bambini alla fine della gara, l'obiettivo di stare insieme a bere una birra, eccetera. Queste sono un po' le due sfaccettature. La prima parte, ti ripeto, qualche volta secondo me va al limite dello stare attenti e non fare errori. La seconda parte è più che normale che succeda. Io sto dicendo solo che in alcuni casi non sono d'accordo con quello che succede, quando ci si tira troppo il collo, si fa qualcosa di esagerato, perché spesso si creano anche degli infortuni. Ecco, bisogna stare attenti che fare su e giù per le scale per 4 ore e mezza potrebbe essere un bel problema, sia per coloro che lo fanno e che sono preparati, sia anche per coloro che dicono: ah, l'ha fatto il Pinco Pallino, allora ci provo anch'io. E quella roba lì fa la felicità solo dei massaggiatori, dei fisioterapisti e di pochi altri. Quindi bisogna stare sempre molto attenti. Poi hai toccato un tasto. Io, se dovrei vedermi io da ex, cioè nel tempo in cui correvo, in un periodo così, avrei fatto fatica a cimentarmi su un record, perché ero uno che gli piaceva il confronto, quindi da solo sì, probabilmente l'avrei fatto, perché sarei andato avanti a allenarmi e mi sarei inventato probabilmente una salita per un tempo, un qualcosa, perché comunque per tenere un po' di adrenalina. Però io ero uno che penso che sono tanti che hanno bisogno della sfida, come immagino certi sport che purtroppo non possono ancora, non so, il calcio, che magari ancora, a parte la Serie A, ma le categorie giovanili, le categorie magari un po' più basse, che non c'è ancora il confronto. Quindi uno che ha bisogno di quella sfida, di quella sicuramente un po' patisce, perché ho capito che può tenersi, però forse è anche uno scopo che ti fa andare avanti. Cosa ne pensi? È anche vero che bisogna riconoscere la motivazione con qualcosa che parte un po' più presto di questa situazione. Anch'io ho degli atleti che, per esempio, i lunghi li fanno solo in gara, per esempio le cose difficili le fanno soprattutto in gara, per esempio fanno molta fatica ad allenarsi forte se non in gara, eccetera. Anch'io ne ho tanti, però anche loro sto cercando di costruire una mentalità tale per cui, se io decido di fare una cosa velocemente, cascasse il mondo, devo farla, indipendentemente da quello che c'è di fianco a me. Questa è una motivazione anche allenabile, è un muscolo anche quello, come il cervello alla fine, da quel punto di vista lì, deve andare in palestra, cioè deve muscolarsi per fare in modo tale che questa cosa diventi sempre più fattibile. È logico che non è facile, per l'amor di Dio, però io credo che
la programmazione sia essenzialmente questo. Io devo portare le persone a fare il massimo di quello che riescono indipendentemente dalle situazioni esterne. Qualche volta sono gli atleti più forti o più deboli, qualche volta sono le strade bagnate e quindi lo scivolone, e qualche volta invece è l'idea di doverlo fare quasi, quasi da solo. Questo credo che sia magari un filo meno allenante dal punto di vista fisico, perché come tu hai provato, andare in pista e fare 5 volte 2000 da solo è molto difficile. Se ce ne sono altri 3 o 4, quei 2000 lì di sicuro escono più veloci. E questo è logico. Però è anche vero che allena di più la testa quando invece sei in una situazione, pensiamo ai nostri ultra trailer, che magari sei da solo al secondo posto, devi cercare di guadagnare qualcosa per arrivare sotto al primo, e lì magari hai 20 minuti di distanza da lui, non puoi essere gomito a gomito, e quindi la tua capacità deve essere quella di decidere che ogni metro deve essere fatto in un certo modo e che ogni metro io possa guadagnare un centimetro, che quel centimetro lì poi farà la differenza sul chilometro e sui 10 km, eccetera. Quindi credo che la motivazione debba partire un po' prima rispetto all'idea di fare solo la gara. Concludo dicendo questa cosa, che se esistono le programmazioni olimpiche, vuol dire che effettivamente si può avere un'idea di mettere un post-it sul proprio frigorifero da qui a 4 anni, qualcuno anche 5 anni purtroppo se le Olimpiadi si spostano. Quindi se poi uno si lamenta perché le gare non ci sono per 3 mesi, allora si vede che la sua mentalità non è ancora così fervida, così forte. È logico che tutti noi non potremmo mai fare le Olimpiadi. Però è altrettanto vero che quella parte lì, secondo me, è fondamentale, importante. Tra l'altro, ci insegna anche a fare qualcosa che ci possa servire a saltare fuori da situazioni che si possono paventare. Per esempio, non è necessario che io non mi alleni solo per un lockdown, potrebbe essere un infortunio, anche tu hai provato qualcosina. Io posso stare anche 15 giorni, un mese senza poter correre perché, ahimè, mi sono fatto male. Se quella mentalità lì è forte, io potrò decidere di andare in palestra anche se muovo una gamba sola perché l'altra è ingessata piuttosto che fasciata. Se invece la mentalità è allenata in modo debole, continuerò a dire: vabbè, tanto comunque il mese prossimo non sono in forma e tanto comunque non riuscirò mai a fare nulla. E quindi questa cosa diventa un procrastinare degli impegni e va a finire che poi uno si lascia perdere. Ricordiamoci comunque che se le cose partiranno a metà settembre, a fine settembre o il 1º di gennaio, comunque ci saranno due popoli, quelli preparati e quelli non preparati. Di sicuro sarà così, come esiste da sempre questa cosa. Benissimo, hai risposto, penso, in modo preciso. Però ti faccio una domanda che ci manda l'amico Andrea Besana, che ci chiede: ciao Eros e ciao Mauri, interessantissima questa serata. Io credo che ci sia una bella differenza tra le gare sull'uomo, quindi con partenze in linea o tipo Gundersen, rispetto ad una gara a cronometro. Che ne dite voi? Un po' hai Sì, già risposto, probabilmente, Eros, però vabbè. un po' già risposto. Comunque ci tengo a ribadire che anch'io so che c'è una bella differenza. Calcolate che comunque ho avuto atleti che hanno, come si può dire, hanno i loro carati sono più su una parte o sull'altra. Io, per esempio, quel piccolo atleta che ero un atleta da test. In gara qualche volta davo persino di meno perché il test mi stimolava molto, eccetera. Alla gara non so per quale motivo arrivavo magari un filo meno un po' più demotivato. Io ne cito uno dei miei che ho, il Luca Carrara, per esempio, il vincitore 2 volte del GTO, è uno di quelli che se ha lo stimolo giusto delle gare è una iena, se no, no, ma anche negli allenamenti. E questo può essere un pro e un contro, sicuramente per qualche motivo è un pro, per altri motivi è un contro perché bisogna essere in grado, per esempio io da allenatore, di stimolarlo molto quando so che anche lui, ahimè, non potrà gareggiare fino a settembre piuttosto che ottobre. Quindi è logico che la gara gomito a gomito ti fa tenere più duro, ma è altrettanto vero che comunque adesso piuttosto che piontera, come si dice in francese, cioè adesso dobbiamo fare quel che ci resta e quindi alla fine non possiamo neanche scegliere molto. Le
l'idea di poter tra poco anche solo frequentare qualche amico, anche solo infilarsi in qualche bosco senza necessariamente dar fastidio né alla propria salute né alla salute degli altri e soprattutto dar fastidio alla comunità, questa cosa potrebbe essere un giusto mezzo tra l'idea di non fare una gara in 500 ma nemmeno di andare a fare un vertical da solo, quindi in due o tre tra poco si potrà fare questa cosa o già adesso si può fare in alcuni casi. Un altro tasto invece che voglio toccare con Teros, che comunque segui tanto anche, comunque anche il settore giovanile, i più piccoli, una cosa a me cara è un po' il discorso ragazzi, diciamo magari già quelli un po' più grandini, quelli magari, io parlo anche per il mondo atletica magari da dove sono venuto anche io, ma lì magari sui 15, 16 anni, 17 anni, i primi risultati importanti, magari erano in forma con le campestri, avevano gli italiani di campestre, sono saltati, avevano magari anche delle aspettative importanti e poi oltretutto tutto questo fermo ancora senza gare diventa un po' difficile per loro anche poter capire, poter gestire, poter avere anche quello stimolo di andare avanti, sai, è anche un periodo difficile che ci si perde, magari l'adolescenza e ci si perde già facilmente, quindi volevo un tuo pensiero anche su questo sicuramente aspetto che è importante. Sono d'accordissimo e questo è un focus importantissimo nel nostro mestiere. Ovviamente questa cosa io credo che tanto meno possa essere portata in mano da questi atleti che purtroppo si sono visti le piste chiuse, 3 mesi senza fare nulla. Io ho il mio più grande che ha 12 anni e si è visto la pista chiusa. Sapete quante volte ho detto a lui, Gregorio, andiamo fuori che facciamo degli scatti in salita? E lui mi diceva, papi, io voglio andare in pista, non mi interessa di correre nel bosco. E aveva ragione perché lui voleva fare salto in lungo, salto in alto, i lanci e tutto quello che voleva. Anche perché diventa un gioco, per loro è un gioco. Quindi io capisco bene, il mio è ancora piccolo, diciamo. Però come dicevi tu, i ragazzi di 14-15 anni si sono visti depredare del loro oratorio, della loro socializzazione. Ci sono tanti atleti che non fanno un passo al di fuori della pista. Io vedo, per esempio, nella comunità di Nembro, dove i ragazzi arrivano, fanno allenamento, stanno lì a chiacchierare, usano il cellulare, fanno merenda, cioè diventa per loro un posto bellissimo dove la fatica diventa solo il minimo comune denominatore, ma in realtà è anche la socializzazione e tutto quel che vuoi. Quindi è molto difficile, però, e c'è un però grossissimo, se loro hanno meno la possibilità di tenere in mano questa cosa, ce l'hanno ancora di più in mano gli educatori. Quindi fondamentale l'intervento degli educatori, degli allenatori, di tutti coloro che danno una mano a trovare la strada. Io dico sempre, per avere un risultato bisogna avere 3 cose. Bisogna avere la visione, cioè avere l'idea di cosa vai a fare, magari anche strampalata, ma avere una visione. Avere un maestro che ti possa dare e la strada da poter percorrere. Ecco, queste 3 cose, se sono troppo sbilanciate l'una sull'altra, non funziona nulla, perché chi ha troppa visione diventa un bullo, perché ha in mente di fare il record del mondo quando non ce l'avrà mai. Chi crede di poter far da solo, non è sempre detto. È bello che uno abbia le proprie idee, però qualcuno prima di te ha sbagliato. E io tante volte do dei consigli perché ho fatto gli stessi errori che non voglio facciano qualcun altro. E la strada è ovviamente, qualche volta sembra di sentimento, in realtà la strada qualche volta è scientifica, cioè tu per passare dal punto A al punto B devi per forza fare certe cose. E quindi io credo che la parte che abbiamo avuto in mano noi come educatori sia stata fondamentale. Io ho chiamato spessissimo i miei atleti, ho cercato di mandare dei video, per esempio con il mio bimbo che è alle elementari, ho costruito con lui qualcosa che si potesse fare in giardino, in camera, dei giochi, e li ho spediti alle mamme disperate che non sapevano più cosa far fare ai loro bambini. Questo per dire che tante volte è colpa di colui che non trova la strada giusta per questi che hanno una visione buona, ma anche esente da lockdown. Se tu mandi un bambino in pista a fare atletica e il primo giorno fa un giro, il secondo giorno fa 2 giri, il terzo giorno fa 3 giri, probabilmente il quarto giorno ti dirà che l'atletica non gli piace, ma l'atletica non è quella. L'atletica è variare il più possibile, giocare, eccetera. È logico che la pallavolo, il calcio, queste discipline che sono più giocose, passatemi il termine, dove c'è il palo interno, il palo esterno, c'è il gol, c'è la squadra che lavora, diventa più facile trovare qualcosa che sia stimolante perché è più vicino al gioco.
L'atletica leggera, lo sappiamo bene noi, spesso sei nella tua corsia da solo, eccetera. C'è il bello, io l'ho scelto perché mi piaceva un sacco, però c'è anche il brutto di questa cosa, che ci sono metri, ci sono cronometri e c'è la tua corsia. Non è che puoi fare tanto, non ci sono palo interno gol e palo esterno fuori. Non esiste sta cosa. Quindi io credo che se qualcuno ha abbandonato, buona parte della problematica è saltata fuori dagli allenatori che per mancanza di competenza, magari un po' anche per mancanza di voglia, eccetera, non hanno saputo coinvolgere, certo, quel poco che potevano fare, ma i loro atleti da questo punto di vista. Sì, dopo, adesso non è che voglio spezzare una lancia, però sappiamo che anche tante nostre società, specialmente sul territorio, stanno in piedi anche per del gran volontariato, di gente che ha anche molta passione e sicuramente hanno avuto anche dei bei bastoni tra le ruote, perché io so di per certo che certe società volevano far di più, però sai, con tutte queste restrizioni, col pulmino insieme non li puoi portare, tante cose anche per fare aggregazione non è facile, e quindi quando sai già che i ragazzi non sono aggregati diventa un po' anche difficile a poter gestire il tutto, quindi può essere che qualcosa si perda anche lì. Poi certo, è vero, è tutto vero quello che dici, però lo dicevo solo per dire che a volte purtroppo ci sono stati anche dei problemi di gestione dati dalla burocrazia o comunque dalle leggi che sono state messe in atto, che quindi ti impediscono di fare tante cose. Assolutamente, sono d'accordo. È anche vero però che chi si erige ad essere un allenatore, un educatore, eccetera, secondo me deve rendersi conto che non è, pur manovalanza che sia, è importante perché ha a che fare con dei piccoli atleti che potrebbero essere gli atleti del futuro. Quindi preferisco uno che dica non ce la faccio perché non ho le qualità sufficienti per fare l'educatore, piuttosto che stare in piedi con una società che è vero che cresce grazie alla manovalanza, ma non sta in piedi perché ha, diciamo, dei cardini troppo poco, come si può dire, troppo poco piantati. Io ti dico, faccio questo di mestiere, ma volentieri, e lo faccio gratuitamente se volessero farlo le società, potrei portare avanti dei seminari in cui, senza entrare troppo nel tecnico, coloro che sono papà, mamme, zii, che hanno corso qualcosa, che hanno fatto la maratona, eccetera, si ritrovano in pista con dei dodicenni, far capire a loro quali sono gli atteggiamenti più giusti, perché guardate bene che non è solo una questione tecnica, cioè non è solo il passaggio di quello che tu, che hai 60 anni, hai provato su di te, per esempio sulla tecnica di corsa, che fa la differenza. Secondo me conta anche l'atteggiamento mentale, come riesci a esprimere il rapporto che hai con loro, quindi il giusto distacco, l'idea di essere un amico, ma comunque che ci sia sempre l'educazione, tutte queste cose qua che non sono così facili da imparare se sei stato un papà maratoneta che qualche volta hai fatto qualche giro in montagna. Cioè, questa cosa è difficile. È logico che le nostre società, come dicevi tu, si basano sulla manovalanza. È altrettanto vero che quasi tutte le società hanno delle figure professionali sufficientemente alte che, se, passatemi il termine, si sbattono un po', tra virgolette, potrebbero passare anche a loro questi concetti che invece sono fondamentali. Io parlo alcune volte più ai genitori che ai atleti, perché mi trovo spesso nella situazione in cui quello che io semino in pista non è la stessa semina di quello che succede a casa, per svariati motivi, ma anche i più disparati, da quello che è un buon atleta e si sente dire a casa ma dove andrai, ma tanto in atletica non vincerai mai nulla, piuttosto che non si può andare avanti, te comunque devi andare a lavorare perché i soldi non li guadagnerai mai in atletica, a quello l'esatto opposto, che perché suo figlio ha segnato un gol di fortuna una domenica pensa di avere Maradona in casa. Lì è forse più l'idea di far guadagnare qualcosa ai genitori, tu lo sei come me e quindi sai bene quante volte è difficile passare questi concetti, e oserei dire bisogna avere una patente anche da genitori qualche volta, perché non, ovviamente si sbaglia spesso, però è molto difficile questa cosa. Da educatore peggio ancora, perché se io sbaglio col mio Gregorio, vabbè, è mio figlio e mi arrangio io. Se io invece sbaglio con l'atteggiamento mentale con tuo figlio, per esempio, quello è un pochettino diverso. Sì, dopo purtroppo anch'io da genitore si hanno sempre delle grandi aspettative sui propri figli, quindi
si vorrebbe sempre il massimo in tutto, però io da quel lato lì, forse perché l'ho vissuto, il lato il mio lo cerco di tenere molto, diciamo, profilo basso, già, anche perché raccoglie già tanto di suo, almeno parlo per la mia esperienza, perché comunque sente racconti magari o da amici o storie mie, quindi lui si immagina già certe cose, forse anche di più di quello che sono state, quindi è meglio sempre tenerlo basso, perché certo. No, la vedo un po'. Però ecco, tenerlo basso non vuol dire ammazzare i sogni pur strampalati. No, non ammazzare, cioè, però nel senso, non per adesso non è anche talmente piccolo che non... Esatto. Ecco, tu Mauri li hai ancora piccoli. Io sto vivendo il momento in cui il Giordano mi dice che vuol fare l'astronauta. Cioè, io che non è una cosa facilissima. Però guai a me se dicessi no, è una scemata, eccetera. E lo dico anche ai suoi fratelli. Non devono assolutamente... come si può dire, beffeggiarsi o rendere più piccolo quello che è il sogno. Ovviamente poi lui crescerà e dirà, buono, adesso se vi voglio mettere di fare l'astronauta dovrei fare certe cose che forse non ho tanta voglia di fare, quindi torno un po' indietro e il mio sogno lo sistemo. Io ho letto qualcosa anche a proposito dell'approccio, diciamo, quasi neonatale, cioè dell'approccio dei genitori all'interno dei primi 7-8 anni di vita, e sembra che alcuni siano arrivati ad altissimo livello ma non siano riusciti a fare quel click ulteriore per vincere, perché avevano in testa l'idea della mamma o del papà che gli ha inculcato appunto la convinzione che comunque non si poteva stare in piedi solo con la vittoria nello sport, e questo è stato sufficiente, proprio spiegato scientificamente, a evitare di fare questa cosa qua. In alcuni casi, nel mental training, si fa uno sblocco persino mentale, cioè fare in modo tale che uno finalmente si convinca, ma con la parte ancestrale, non col cervello, che è facile da capire, perché noi abbiamo una parte vecchia della memoria su cui è molto più difficile agire, però quella lì tante volte ci frena lo stesso. Infatti mi allaccio a quella cosa qua, ho letto durante il lockdown, tra le mille cose, articoli letti, un po' di qua, un po' di là. Allora, non voglio dire cavolate, però mi sembra che è un atleta fortissimo tedesco, che mi sembra che ha vinto l'Ironman o è campione del mondo dell'Ironman, cioè adesso non voglio dire, comunque mi sembra che è tedesco, adesso non mi ricordo il nome, che lui racconta che da piccolo in un tema a scuola alle elementari avevano chiesto cosa vuoi fare da grande, e lui ha detto che voleva essere triatleta professionista, cioè, e tutti, il professore l'aveva ripreso come per dire, ma tu non puoi scrivere triatleta professionista, cioè scrivi un lavoro vero, voglio. Ma che lui diceva, è venuta fuori che tutta la metà dei miei compagni di classe, che dice che sono ancora molto legati, si trovano ancora adesso, e questo aneddoto esce sempre, che dice quando si trovano ci ridono sempre su, tutti avevano scritto l'astronauta, il pilota d'aereo, e fa, della mia classe so di per certo che non c'è né un pilota d'aereo né un astronauta, ma io ho scritto che volevo diventare lui aveva detto che voleva diventare, mi sembra, triatleta professionista, è diventato un triatleta professionista. Quindi il suo sogno l'ha coltivato e l'ha realizzato. Ecco. Sì, ma poi anche se era stato spento. Ecco. Certo, senza dubbio, poi questi sono esempi eclatanti, e la gente potrebbe dire, va bene, succede uno ogni 100 o uno ogni 100.000. Questo è anche vero. Però io credo, e questo sicuramente l'hai provato anche tu, perché io ricordo bene dei momenti in cui eri più esaltato e momenti un po' meno di quello che facevamo, la fiamma, cioè la motivazione grossa è quella di fare un qualcosa che ti piace prima ancora di pensare al risultato, perché altrimenti uno pensa al risultato e fa una specie di percorso a ritroso mentale che lo porta a capire quante cacchio di situazioni ci sono, quante difficoltà per arrivare su quella montagna lì. E invece l'idea è proprio quella di dire, io ho voglia di fare questa cosa, mi piace un sacco, ci credo, e quella spinta lì è la spinta più grossa che ci porta a svegliarci la mattina, a rimanere sotto l'acqua se devi correre anche sotto l'acqua, a prendere 5 giorni di acqua di fila perché comunque mi devo allenare e tutto il resto. Cioè io credo che quella sia la più grossa motivazione. Ma quello sicuro, cioè io parlo per la mia esperienza, io sono del concetto che dalla mia esperienza, quando hai fatto le cose bene, le hai fatte il meglio che potevi fare, può andarti anche storto una volta, può andarti storto qualcosina, ma prima o poi qualcosa raccogli. Cioè, comunque, un qualcosa raccoglie, che poi magari raccogli ma vai a raccogliere anche qualcosa di più di quello che
magari pensavi, o magari raccogli qualcosa che non pensavi di raccogliere, magari ti eri preparato per una gara e quella è andata storta, ma magari hai vinto quella dopo, o hai fatto un gran piazzamento di tutto un altro, perché comunque quello che tu hai seminato bene, hai fatto, prima o poi lo raccoglie, che sono di quella filosofia lì. La scorsa settimana ho sentito due campionissimi, ho avuto la fortuna di sentirli per telefono, uno è Kilian, che ho sentito dalla Norvegia, e anche lui, chiedendogli come potesse essere il rapporto tra il talento e la dedizione, uno come lui mi dice che secondo lui la dedizione è l'85% del risultato, il talento lo riduce solo al 15%. Lo dice uno che sembra che sia nato per fare quel mestiere lì. Ma la rigiro su un'altra cosa. Ho sentito anche il Simone Moro che più o meno mi dice la stessa cosa, addirittura facendomi ridere, dicendo: Eros, io ero abbastanza brutto, con i denti storti e con la voce anche un po' strana, eccetera. Figurati quanto ho potuto lavorare sul fatto dell'essere bello piuttosto che prestante, eccetera. Io ho dovuto lavorare solo su quello che era la fatica. Questo per dire che se gente come loro, che sembra che siano stati baciati dalla fortuna come genitori, riconoscono comunque il loro risultato estremamente legato alla fatica che hanno fatto, anche gente come noi, che non pretende di arrivare ai loro livelli, deve incominciare a pensare che se dico che non ho talento è più che altro perché gomia oia, come si dice in francese. Sì. Allora, diciamo che il talento, vabbè, quello penso che lo diciamo sempre, il talento unito anche alla dedizione, esce il fenomeno probabilmente, ecco, dopo quello lì, ecco, comunque è quello che si... Adesso io sono dell'idea che comunque se uno ha talento e si dedica anche, comunque quello con un qualcosina meno, è difficile che possa, perché comunque, parliamoci chiaro, alla fine vince ancora quello che comunque ha qualcosina in più, che dopo qualcosina in più sia dovuto dalla testa mentalmente, però se uno ha anche talento, perché non so, faccio l'esempio comunque dagli sport che abbiamo praticato noi, se uno è più talentuoso, ha una bella stile di corsa, è nei 5.000 metri, si dedica, uno scappato di casa come me, potevo anche impegnarmi quanto volevo, ma se incontravo Gennaro di Napoli, per fare un nome che conoscono tutti e corre bene, cioè, appunto, prendevo il mio minuto e mezzo e tornavo a casa, cioè, non c'era storia. Però, Mauri, tu hai riconosciuto i tuoi talenti da qualche altra parte, non ti sei arreso, giusto? No, quello no, però voglio dire che, cioè, il talento alla fine deve anche esserci per arrivare ai grandissimi livelli, io dico, cioè, dopo, poi... Se parliamo, come dicevi prima, se ci attacchiamo alle Olimpiadi, uno che prepara l'Olimpiade di 4 anni, alla fine sono tutti talentuosi quelli che sono una finale olimpica, perché alla fine sono tutti, ma la vince quella che ci ha messo qualcosa in più in quei 4 anni, che è in tante cose, quello che dici te, l'85% di tantissime altre cose, non solo del talento. Quello siamo tutti d'accordo. Ovviamente io sono a favore della dedizione, nel senso che è il mio mestiere, quindi non posso farmi un autogol diverso. Però è anche vero che mi sono molto stupito, sentendo questi personaggi, quanto loro hanno abbassato, quanto più o meno pensavo io, questa percentuale. Calcolate che, non so, ho sentito anche Manolo, non so se ve lo ricordate, il super atleta dell'arrampicata sportiva, che l'ha riscoperta in un altro modo, perché ecco, lui è stato un visionario, nel senso che prima si arrampicava con scarponi, eccetera, lui è arrivato in ballerine con dei fuso stranissimi e si metteva a arrampicare in free solo. Anche lui stesso dice: ma io di talento non ne ho avuto neanche un po', e calcola che io non ho mai sentito neanche parlare di sport nella mia famiglia, perché c'era solo da sistemare le mucche e spaccare la legna. Però dopo mi sono ritrovato in un ambiente montano in cui mi è piaciuto, ho seguito quella cosa lì e poi però mi sono allenato. Cioè io 2 volte al giorno andavo a arrampicare. All'inizio era un gioco, dopo è diventato un mestiere, però è stata la dedizione anche nel suo caso che ha fatto la differenza. Ma io credo che il talento possa succedere e la dedizione possa succedere anche nel lavoro, no? C'è quello che è un po' più sgamato dal punto di vista, che ne so, telematico. Io sono l'ultimo che può dire sta roba qua. Però evidentemente anche l'Eros in 2 mesi e mezzo di lockdown, a forza del Pro A, è riuscito anche lui
a fare qualcosa. Questo è figlio sicuramente di una dedizione, non assolutamente di un talento. Sì, quello ne siamo tutti d'accordo e sono d'accordo anche io. Che dire, Eros? Vedo che stasera sono un po' resticole domande, forse siamo un po' filosofici, quindi. Troppo filosofico. Troppo No, filosofico. comunque, per andare avanti, faccio ancora io una domanda. Ipotizzando che magari a settembre comunque tutti liberi o comunque ci possa essere un po' di libertà, un po' di più, sempre qualcosina. Non so, anche le federazioni vedo che si muovono, anche il mondo trail running, anche il mondo corsa in montagna, qualcosina messo in calendario. Ti faccio una domanda così, mettendo uno che magari comunque è stato un po' fermo, adesso diciamo ha ritrovato un po' di condizioni in questo mese. Come dovrebbe programmare per trovare una forma, diciamo, importante o comunque onesta per arrivare a settembre pronto? Ovviamente questa cosa dipende molto dalla sua caratura precedente al lockdown, perché è logico che ci sono atleti che con più facilità possono prendere una buona forma semplicemente per il loro passato storico che è stato tanto buono. Questa è, diciamo, la variabile numero uno. La variabile numero due è l'idea di aver fatto qualcosa in lockdown. Però quel qualcosa ovviamente nasconde una svariata tipologia di scelte. Qualcosa per qualcuno era fare un po' di stretching e basta. Qualcun altro invece si faceva anche delle belle corse perché magari un po' scappato di casa riusciva a uscire nel bosco. Oppure qualcuno aveva fatto del buon potenziamento, eccetera. Quindi già quello è, diciamo, il puzzle numero due che può darci una mano a procurarci un buon risultato. È logico che poi da adesso a quando ci sarà l'ipotesi delle prime gare, bisognerà fare un bel conto alla rovescia da parte dell'atleta stesso, o meglio ancora da parte del suo allenatore, per fare in modo tale da vedere quanto spazio c'è per creare che cosa. Ok? Se uno deve arrivare a 10, ma è a 2, non vale la pena di impennare così tanto il suo carico di lavoro per poter sperare di arrivare a 10, perché nella migliore delle ipotesi forse ci arriverà, ma poi evidentemente o si infortuna, o cioè ci sono delle regole all'interno dell'allenamento che secondo me valgono e devono valere indipendentemente dall'approccio di questa situazione. Di solito si dice: per cambiare la situazione del tuo corpo servono 21 giorni, servono 3-4 settimane. La regola del 21 giorni è abbastanza interessante perché esiste nella dieta, esiste un po' anche nella mentalità, esiste nella tecnica di respirazione e quindi esiste anche nella fisiologia in generale. Quante volte è capitato che uno si mette a fare una dieta, sta 10, 12, 15 giorni, poi dice l'asa aperta perché non ho perso neanche un grammo, e invece lì la tua fisiologia cominciava a lavorare diversamente. Io nel lockdown mi sono dato da fare un po' con la respirazione, eccetera, che è un mondo interessantissimo perché noi abituati a sempre fare un sacco di fatica, forse ci dovremmo abituare anche a farne un po' meno e costruire qualcosa di che parte più dall'interno. Comunque anche lì la regola dei 20-21 giorni è fondamentale perché fin quando tu non hai respirato in un certo modo per un certo periodo e per un tot di tempo, la tua fisiologia comunque non è cambiata. Il discorso che noi cambiamo lentamente è una cosa che si deve accettare perché altrimenti porta a un fuoco di paglia che spesso si riduce poi a un infortunio, eccetera. Quindi non tutti saranno pronti il 15 settembre se si farà qualcosa, perché dipende da cosa hanno fatto prima e dipende da come, adesso che sono liberi, come hanno approcciato questa cosa. Non tutti saranno pronti, c'è qualcuno che sarà più pronto e qualcun altro di meno. Senza dubbio, beh, se parliamo di record del mondo, questo periodo non sarà figlio di prestazioni eccezionali, perché è logico che tutti gli atleti hanno avuto i bastoni tra le ruote, come dicevamo prima, per la loro programmazione, per i loro allenamenti, eccetera. E tanto più che sappiamo bene quanto il ritmo gara si faccia solo in gara, quindi che sia la gara di mezza maratona, che sia la gara di Skyrunning o il salto in lungo, io difficilmente mi posso allenare, cioè posso avere gli stessi risultati in allenamento rispetto a quando ho il pettorale attaccato sulle spalle o sulla maglietta. Infatti penso che chi ha visto le prime partite di calcio di Coppa Italia ne è stato un po' l'esempio. Comunque sono dei professionisti, però mi sento di dire non esperto di calcio, però delle gran partite non si sono viste, perché comunque No. si capisce che il ritmo partita manca a tutti, quindi.
va costruito. Esatto. E però faccio anche una postilla sempre per riferirmi ad arrivare a settembre. Un problema che comunque vorrei che tocchi è che però non liberi tutti, faccio una gara ogni domenica e mi disintegro, perché probabilmente qualcuno farà anche quella scelta lì. Bene, adesso è tutto quello che non ho fatto, lo voglio fare in 3 settimane, perché sai, magari qualche gara si riuscirà a fare, magari anche qualche organizzatore vorrà metterne dentro una in più, magari si riuscirà a mettere, quindi il calendario magari sarà fitto in poco tempo. Andiamo anche incontro, parlando per gli sport che magari trattiamo noi, il trail running, la corsa in montagna, magari a una stagione non più delle più adatte, nel senso il mese di novembre, magari andare a toccare in certi posti comincia a essere anche un po' freddino, quindi anche per degli infortuni che possono anche dovuti a quelle temperature lì, magari correre magari con temperature un po' più rigide. Quindi ecco, voglio sentire un tuo pensiero anche su questo. Senza dubbio sarà una cosa da preparare, dicevo, con calma. La preparazione con calma sta anche nella scelta con calma, allo stesso modo, delle prossime gare. È logico che ci sarà qualcuno che avrà, anzi tutti hanno una voglia matta di poter gareggiare, perché si sono visti diciamo depredare di 4 mesi di gare, e c'era gente che gareggiava veramente ogni settimana o al massimo ogni 2 settimane, e quindi la voglia di gareggiare è tanta. Però bisogna fare attenzione che anche questi stimoli allenanti, perché la gara è una bella cosa per il risultato, ma è essenzialmente anche un bellissimo allenamento, non debba essere fatto fuori giri. Fuori giri da che punto di vista? Dal punto di vista soprattutto dei chilometri. Cioè, quando uno approccia una gara di 60-70 chilometri e ne ha preparati solo 25-30, è logico che quella cosa lì stridi un po'. Ricordiamoci comunque che, questa è una statistica che ho letto l'altro giorno, l'83% di coloro che non arrivano al proprio risultato è colpa degli infortuni. È logico che sia così, nel senso che se uno non arriva a star bene nella situazione in cui lui credeva di poterlo fare, quasi sempre è una questione di infortuni. Il resto sono scelte diverse, la gara che non c'è più, piuttosto che l'idea di non farla per qualche altro motivo, ma essenzialmente così. Infatti lo dicono tutti, nessun atleta mai infortunato ha mai fatto il record del mondo o ha mai vinto le Olimpiadi. Questa è una banalità, però per ricordarsi che, e spesso lo dico anche ai miei, se noi concludiamo una stagione in cui non ci siamo infortunati, questo è già un bellissimo risultato, perché vuol dire che abbiamo fatto le cose fatte bene e abbiamo usato la lunghezza delle gambe, qualche volta un pochettino più lunga, ma senza strapparsi in due i muscoli, ovviamente volendo avere dei risultati, ma sapendo anche qual era il percorso giusto per evitare di farsi male. Sicuramente io tenderò a dire: non gareggiamo tutte le domeniche, stiamo attenti a quelle cose che, diciamo, andremo a fare. E la mia... Ti abbiamo perso un attimo. Ok, scusa. E dicevo, io sarò uno di quelli che tenderà a rallentare la quantità delle gare da fare, proprio per questo motivo, perché ci tengo alla salute degli atleti. Magari la porta un pochettino più aperta sarà quella sulle gare un pochino più veloci. Ricordiamoci che le gare veloci lasciano un po' meno strascico, soprattutto dal punto di vista degli infortuni. L'overtraining, il 99% delle volte, salta fuori per il carico, non per le velocità, ok? Tant'è vero, l'overtraining è logico che esiste anche per i velocisti, anche per i saltatori, ma è il carico, cioè la violenza con cui uno sbatte il piede in terra per fare il salto in lungo, o la violenza ripetuta negli appoggi reattivi di un centometrista che gli fa venire, che ne so, una metatarsalgia piuttosto che una sindrome dell'arcata plantare, eccetera. E però è sempre la quantità, difficilmente la qualità che blocca le persone. C'è Giorgia che ti saluta e ti chiede: in base a eventuali test fatti in passato, si pensi ad un Conconi ad esempio, quanto sono validi i risultati dopo 3 mesi di stop? Mamma mia, Giorgia, se tu consideri lo stop che ho in mente io, mi sa che quel test lì lo possiamo buttare via, perché dopo 3 mesi veramente le persone si trasformano. Ma lo dimostra, come dicevi tu, la Serie A, coloro che hanno visto bloccarsi
quasi totalmente le loro attività e poi sono rientrati a pieno regime perché una partita non si può di certo giocare al 30% in meno, quindi si gioca subito su ogni palla. E questo si vedeva persino loro che sono dei professionisti. Il test di Conconi, che è un test che fa vedere, diciamo, la velocità di soglia, dove si comincia, per dirla breve, facilmente ad accumulare acido lattico, questa cosa potrebbe essere molto abbassata. C'è da dire che si abbassa tanto meno quanto meno alta è la caratura dell'atleta. Cioè, se uno non era già estremamente, come si può dire, prestante, è logico che potrebbe essere più o meno allo stesso modo, semplicemente figlio di aver fatto un po' di potenziamento, dell'aver fatto qualche corsetta, eccetera. L'atleta di alto livello, a parte che non ne conosco neanche uno che è rimasto fermo, perché ho visto fare delle cose impossibili che bisognerebbe dare la medaglia solo per il fatto che sono riusciti a farle. Però ecco, l'atleta di alto livello, se sta fermo, ovviamente la sua fisiologia decresce molto, perché diciamo è a 360 gradi su tutto il suo corpo. È la parte mentale che cambia, è la parte di struttura che cambia, è la parte fisiologica che cambia, mentre magari un atleta di discreto livello cambia solo dal punto di vista fisiologico, cioè gli fanno più male le gambe, ha un po' meno fiato, ma più o meno rimane lo stesso. 3 mesi è tanto per tutti. Benissimo, Eros, non lo so se vuoi chiudere tu, ti faccio chiudere come meglio credi, dopo abbiamo, adesso facciamo i Allora, saluti, quindi ti faccio dire a te due parole. certo, nelle opportunità che si possono avere all'interno diciamo della ripresa, io mi sono messo un po' in pista cercando di fare anche quei tratti che dicevamo prima, cercando di fare dei gruppi di atleti che si possono confrontare tra di loro, anche se non necessariamente uno contro l'altro. Il 10, 11 e 12 di luglio alla Twil farò un camp sul trail running, come avevo fatto col Corò con gli amici di KM, in cui per ora siamo iscritti una quindicina di persone, arriveremo più o meno una ventina, con degli sponsorini che ci danno una mano a provare le scarpe, a avere qualche borraccia, qualche integratore. L'obiettivo sarà quello di ripristinare un po' l'atteggiamento, che sia quello fisico, ovviamente ci si allenerà, proveremo a fare un'uscita notturna. Faremo degli allenamenti facili e degli allenamenti ripetute, faremo un allenamento lungo, sia dal punto di vista della cultura, quindi parleremo di alimentazione, di teorie dell'allenamento, eccetera, e sia dal punto di vista mentale, cioè l'idea di poter dire, ok, calcolate che io avrò 20 persone di cui 17 o 18 non hanno mai provato a fare un doppio allenamento, mentre noi sabato ci alleneremo sia al mattino sia al pomeriggio. Questo è per esempio un'altra opportunità per poter dire ok, adesso mi rimetto in bolla e lo faccio con un atteggiamento che è carino e è di, diciamo, di natura sociale, nel senso che siamo tutti amici, ovviamente con le dovute, diciamo, precauzioni per evitare che nessuno di noi si faccia male e stia male. E quindi niente, questo è un'opportunità in più, oltre a tutte le altre di cui abbiamo parlato prima. Benissimo, interessante, come sempre. E È Carlo, stato. scusa, Dimmi, Rosso. nel fuori onda parlavo con Ketty e la lanciamo come se fosse una proposta del prossimo futuro. Questa cosa del condividere, diciamo, gli atteggiamenti, la fatica, ma anche quello che c'è sotto, le nozioni, potrebbe essere anche l'idea di poter dire, ok, in una giornata di KM Sport Day, in pista di Nembro, di Clusone, ci troviamo in un po' di atleti che condividono un momento di fatica, però all'interno di questa situazione per un giorno ci sono 5 o 6 esperti. C'è il massaggiatore che dà una mano, c'è la mental o il mental trainer che dà una mano, c'è un allenatore che fa fare un po' di giri a qualcuno che vuoi provare, ma che ti dà anche una mano se tu hai diciamo, delle scelte d'allenamento su cui non sei ancora sicuro. C'è il negozio che ti fa provare un certo tipo di scarpa per capire anche tu, senza dover necessariamente comprarne 10 paia, qual è la scarpa che ti piace di più. Questo, secondo me, potrebbe essere una cosa buona e la lasciamo lì per ultima, in modo tale che se vediamo che piace, la possiamo magari anche perseguire insieme. Sicuramente. Ero sempre un piacere discutere con te.
Per me, grandissimo, con voi. Grazie mille. Saluto tutti chi ci ha seguito durante la diretta e ci vedremo prossimamente. Ci saranno sicuramente delle novità, delle news ancora. Ecco. Ciao Grazie. Elo. Ciao, grazie a tutti. Buona serata a tutti. Ciao. Buonanotte ormai. Ciao.